Amici di Spoglio Rosso, siamo al bar di Cantuccio, siamo io e Davide come al solito e parliamo di calcio dilettantistico. Parliamo, parla solo lui. Ovviamente, lasciamo parlare i competenti. E parliamo di terza categoria, girone B. Allora, io partirei dal risultato più netto della giornata. La Cicognolese ha vinto 6-0 con l'Esperia. Tripletta di Spotti, che con questa tripletta è capocannoniere, ha raggiunto Serpellini, quindi sta segnando veramente la raffica. Quasi tutti gli anni, dai, lui se la gioca per il capocannoniere, no? Sì, sì, è un giocatore che segna da tanti anni. Con questo risultato la Cicognolese è in piena zona playoff, per una domenica l'Esperia diciamo che ha mollato un po', ci ha abituato che lotta sempre fino all'ultimo minuto, stavolta... Ma ci sta, dai, primi un po' fine stagione, quando non ci sono obiettivi veri e propri si tende a mollare un pochino, ci sta. Altra squadra che ha mollato un pochino ultimamente è l'Ariete, mentalmente, ha perso 5-0 con Gussola. Lider, ha segno tutto il tridente, Okran, Fochi, Dizzi, Fochi, tripletta, quindi so che prende la paghetta dal nonno come farò, paga tripla. Sì, e Gussola continua a essere una competizione del gol. Questi tre ragazzi hanno segnato 8 gol a testa. Non hanno i giocatori da 22 gol come il Cicognolese, ma ne hanno 3 da 8 gol, 8 per 3, 24, e colpi gol. E con questo risultato Gussola è primo in classifica per il metto col Corona e tra due domeniche ci sarà lo scontro diretto. Se lo Spina Desco ha pareggiato 2-2 con l'Alfenello è una delle squadre continuamente più in forma, quindi un risultato accettabile, discreto, secondo me. Ha segnato bene a mani, spampinato, nota, espulso Pieri. Che ogni tanto lui si fa trascinare in quelle situazioni dove si nervosisce un po' e magari si fa buttare fuori in maniera un po' ingenua, non so poi come sia stato in realtà. Poi festa del gol tra Cala e Marino che è finita 4-2, ha segnato con la Cava Paolini, Fantini, Romani, Gaffita, la vittoria della Cava meritata nel complesso, Cava che è un'altra delle squadre che sta venendo abbastanza su, Marino continua a prendere i propri gol, perché sono tanti gol e vedi che diventa difficile fare risultato. Poi, venendo alle zone più alte, Corona doveva vincere per tenere proprio se ce l'ha fatta, quindi appunto a parimento con Gussola. 3-1 con San Martino, protagonista direi stavolta Marco Fadini, che non è Alessio. Ma ha due gol in Marco Fadini, che non è Alessio, non confondere i due fratelli. Sono due fratelli. No, tu lo sai, ma altri magari no. Ha segnato e in più ha preso due rigori. Gennari è stato molto bravo perché l'ha realizzato entrambi. Gennari quest'anno veramente... Allora, segna poco, però si dà lavora molto per la squadra, sgobba, torna. Allora, il Corona è una squadra che ha preso pochissimi gol, il primo motivo perché ha degli attaccanti che sono i primi difensori. No, Gennari è il primo che comincia a portare per la squadra, lavora molto. Lui è il primo difensore, pressa il portatore di palla avversario, non lo lascia impostare con tranquillità. Lui è uno di quelli che hanno determinato questa... Cioè, aspettavano un pochino Marco, lo aspettavano un attimino, nel senso che si aspettavano segnasse di più, forse più... E comunque sta arrivando, ragazzi, per le qualità e sono sicuri che dà la dimostrazione. Secondo me è stato decisivo. Certo. La Sospinese ha vinto 1-0, in trasferta con la Cadentese è stato Lanfredi, però in classifica è proprio non niente. Non niente da dire. Mentre invece la partitissima della settimana era Cambrianpunti Paderno, ha segnato Serpellini, Capocannoniere con Spotti. Il Paderno è riuscito a pareggiare con merito, la notizia è che il gol ha fatto Valetti. Allora, Valetti ha parato due gol domenica scorsa, adesso ha battuto una punizione e ha fatto gol, portiere che fa gol. Per, tra l'altro la cosa che mi ha sorpreso molto perché l'abbiamo intervistato è che lui ha detto che la punizione l'ha battuta apposta a 40 minuti per fare gol, cioè non è un rinvio lungo che ha ingannato il portiere. Non me lo ricordo più, ma anche a vedere il tiro di avvenuto. Lui ha detto che volevo fare gol, ha battuto la punizione e ha fatto pensa gol. Pensa che io l'ultima volta da venire la settimana scorsa, no, avevo fatto la battuta, lo rinviteremo, la quale non ha potuto, non si è riuscito. Ho fatto la battuta, lo rinviteremo quando parlerà ancora due rigori. No, fatto allora. Con questo risultato la classifica è questa. Corona e Gussola 50, Cambrianpunti 48, Paderno 45, Cicognolese 44, Spagna 41. Ora, Corona e Gussola sono primi tra due domenici uno scontro diretto decisivo. Beh, non ha detto che sia diretto perché comunque c'è una domenica. No, comunque uno scontro diretto tra loro. Tra due squadre che stanno giocando per il primo posto, è uno scontro diretto. Ed è decisivo sicuramente. Cambiano punti però non è tagliato fuori. Il Paderno è in piena lotta con i playoff, il primo posto 5 punti, ha preso la prima. Com'è la situazione? Per la prima volta questo tipo? No, sì, ma dimmi un attimino la situazione dei playoff com'è. In questo momento Corona e Gussola hanno 50 punti, Cambiano punti 48, Paderno 45, 10 punti solo, Cicognolese 44, Spagna 41. Perfetto. Okay. Quindi in quello Spagna è l'unica che sarebbe fuori tra questi. Mancano 4 partite, quindi c'è ancora da giocare. Però per il primo posto dal Paderno in giù come sono fuori, perché 5 punti si può anche recuperare in 4 partite, ma in 3 squadre. Difficile che 3 squadre. 5 punti non sono tanti. Sì, ma in 3 squadre. Una su 3 almeno va. Non provo tutte e 3. Quindi, quindi il primo posto per il Paderno secondo me ormai è la principale. Può tranquillamente puntare ai playoff, anche con un buon piazzamento. Poi se sono valetti così, che para i rigori, fa gol. Questa sì, è veramente una classifica particolare che può scegliere veramente tutto. Però io ti ripeto, per me la lotta per il primo posto mai è Corona e Gussola Cambrianpunti. Non ricordo che vince.
io capisco non dirlo perché non voglio passare per il po'. Vabbè, uno spoglio qua, questo è uno spoglio. Niente, vedremo la settimana prossima come andrà, diciamo se ovviamente siamo ancora qua, vedremo se Valletti si mette stavolta, fa la golina rovesciata. Non so, chi sa da sperimentare, vabbè, sono stupito ormai. Ok, appuntamento alla settimana prossima. Buona serata.